Post gara Fracassa Real Casalnuovo, in sala stampa il direttore sportivo Peppe Cammarata. Grande gioia in casa Acragas, la giovane Acragas vince e convince contro il Real Casalnuovo. Gol del vecchietto Litteri. Hai detto bene, la giovane Acragas, perché dobbiamo essere tutti consapevoli, anche chi fa finta, non voglio essere polemico, ma anche chi fa finta ha fatto finta di non capire che tipo di mercato ha fatto l'Acragas a dicembre. L'Acragas a dicembre ha ringiovanito la rosa. L'Acragas io la chiamerei l'Acragas dei millennium, perché se guardiamo la formazione di oggi, tolto i quattro grandi, chiamiamoli, noi avevamo Mannina 2000, poi tutti 2002, 2004 e 2005, ben sette millennium. E questa è la soddisfazione più grande per un direttore sportivo, per un allenatore, per la società e anche per la piazza, perché noi stiamo lavorando per il futuro. Chi fa finta di non capirlo è in malafede. Poi, se vogliamo parlare della partita, penso che l'abbiamo vista tutti, una grande prova di carattere. Non dimentichiamoci che abbiamo incontrato una delle migliori squadre del torneo, una squadra che ha battuto settimana scorsa la Vibonese. Penso che se togliamo la punizione di Sarno non ci hanno mai calciato in porta. Devo fare i complimenti al mio staff tecnico, hanno fatto un grande lavoro, e devo fare i complimenti a questi splendidi ragazzi, perché sono splendidi, questo è un gruppo importante che ha tanti margini di miglioramento ancora. Grande impatto sulla partita dell'ultimo arrivato, Francisco Gonzalez, classe 2004. Sì, Francisco Gonzalez è un ragazzo che da un mese è qui con noi, arriva dall'Argentina, quel famoso viaggio in Argentina che qualcuno rideva, che dicevano vanno in Argentina, sì, noi siamo andati in Argentina, abbiamo visto un bel po' di ragazzi, abbiamo iniziato questa collaborazione grazie anche a Massimo Ferraro con questo gruppo argentino, è arrivato il primo calciatore e se Dio vuole un altro anno ne arriveranno altri. Quanto vale questa vittoria ai fini della classifica? Guarda, ai fini della classifica vale tantissimo, anche perché ieri onestamente qualche risultato ci ha aiutato. Andiamo a 32 punti, mancano 6-7 punti e arriviamo a 40. Io ci vorrei arrivare il prima possibile per poter lanciare ancora qualche altro ragazzo, valorizzare anche qualche altro ragazzo, e penso che poi potrebbe pure diventare una stagione spettacolare. Guardi, a me dà fastidio parlare degli arbitri, però oggi penso mi fa piacere, mi dispiace che è successo, mi fa piacere che è successo in casa, perché anche a Vibo a noi è stato annullato un gol in maniera regolarissima. Questo di oggi l'avete visto tutti, è il difensore che fa fallo su Alfonso Cipolla, Cipolla rimette la palla indietro e Casa di Dio fa gol. Il guardialine, che era più vicino dell'arbitro, va a centrocampo, l'arbitro annulla il gol. Qualcuno dice, cercate sempre delle scusanti, delle attenuanti, noi non cerchiamo nulla, noi vogliamo il nostro, noi vogliamo il regali, non ne vogliamo, ma il perché oggi è diventata una partita di sofferenza gli ultimi 15 minuti, mentre noi al 20° del secondo tempo avevamo chiuso la partita con un gol regolarissimo. E per questo è il motivo che mi incazzo, consentitemi il termine, perché a dei ragazzi che buttano l'anima in campo non può essere che una domenica no e una domenica sì, ci deve essere sempre la svista arbitrale. Tutto qua.